Naomi Klein è davvero un'icona, ma lo è perché disvela cosa c'è dietro tanti discorsi generici e ipocriti. La verità è che bisogna proprio intervenire sul modello di capitalismo e pensare che va ricostruita la nozione di ricchezza. E per noi, in un paese come l'Italia, in cui si dice cambiare verso e concretamente tornano le trivelle a bucare i fondali dell'Adriatico, avere la forza anche di una relazione planetaria per costruire una battaglia politica efficace è molto importante. Il nostro governo ha portato avanti in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, dei provvedimenti che vanno in tutt'altra direzione. Basti pensare allo Sblocca Italia, che investe su petrolio, gas, cemento, privatizzazioni, nonostante Renzi sia stato a settembre a New York a dire che il cambiamento climatico è una priorità. Ecco, noi chiediamo che ci sia un impegno serio dell'Italia, che ci siano strumenti di appoggio a quelle strutture di movimento, le organizzazioni sociali, i comitati che si battono per un cambiamento, e crediamo che Parigi possa essere l'appuntamento a cui guardare per riaprire un grande dibattito su questo nel nostro paese, che non è soltanto necessario ma è anche sempre più urgente. A point was made about where the leadership is going to come from in this moment. Is it going to be coming from parliament? Is it going to be coming from social movements? Uno dei punti ricorrenti di questa discussione è stata: da dove verrà la leadership? Verrà dai parlamenti o dai movimenti sociali? And I think the truth, in my view, is that it is going to be, when it comes to this paradigm shift, it is going to be coming from below, because none of the political parties, even the most radical ones, are able to articulate that. E io credo in verità che questo l'unico modo, l'unico luogo dal quale questo cambio di paradigma potrà arrivare è dal basso, perché i partiti politici tradizionali non interpretano seriamente questa necessità di cambiamento di paradigma. That there needs to be a collaborative relationship where, you know, a party like Syriza, what it can do is buy some time for social movements to push this agenda from below. Ma io credo che ci possa essere una collaborazione nella redistribuzione dei ruoli. Un partito come Syriza, ad esempio, può aiutare a guadagnare tempo, a costruire quello spazio nel quale poi i movimenti dal basso potranno spingere per un cambiamento di paradigma. And what you see, I think, very clearly with Syriza is that when there are social movements that are articulating demands, it's responsive to them. And I think that what happened with oil drilling in Greece is that the crisis was so bad that although there's local resistance, it did not become part of the national movement to oppose offshore oil drilling. Ma se guardate Syriza, ogni qualvolta viene stimolata e messa sotto pressione da movimenti di base, risponde. Il problema è che in Grecia il movimento contro l'estrazione, diciamo, petrolifera offshore non era sufficientemente coeso, organizzato per poter rivolgersi a Syriza in una maniera tale da poter avere una risposta. On the other hand, and you see this very clearly, there's an incredible movement in northern Greece, in Chalkidiki, against the El Dorado gold mine. In Skouries. Invece, ad esempio, se guardate il movimento che si è sviluppato contro la miniera d'oro di El Dorado nel nord della Grecia. And this is a movement that both opposes this extractivist model and has begun to articulate an alternative regional economic vision. Ed è questo un movimento che non soltanto si oppone al modello estrattivo, ma sta anche cercando di articolare una visione di sviluppo alternativo a livello macroregionale. And in response to this extraordinary movement, Syriza has had an excellent stand opposing the mine and promising that it would stop that project if it came to power. In risposta alla pressione di questo movimento, Syriza ha risposto appunto con una posizione politica eccellente, impegnandosi appunto a chiudere questo progetto una volta andato al governo. Una delle urgenze che abbiamo ora di come articolare un'alternativa ai cambiamenti climatici costruttiva e concreta prima della COP21 di Parigi. Because my friends in France are already calling it the nuclear COP. Perché i miei amici francesi la stanno già chiamando la COP nucleare. Because it's France. Perché è la Francia. And Hollande has already announced that he's making up for France's budget shortfall by cutting funding, public funding, to the COP and making it up through corporate sponsorship. E già il governo francese ha detto che
per risolvere alcuni problemi, diciamo, di budget, taglieranno i fondi pubblici alla COP e invece chiederanno alle imprese di sponsorizzare la COP. So there's going to be a whole lot of dangerous garbage coming out of the United Nations in December. Dalle Nazioni Unite a dicembre uscirà un sacco di monnezza, molto pericolosa. It's going to be, yes, it's a crisis, sì, and the response c'è una crisi, is nuclear power, geonucleare, GMOs, climate-ready crops. All the private water companies in France are going to be having a field day. Tutte quante le compagnie di privatizzazione dell'acqua organizzeranno una serie di gite, di visite. So it's very urgent that we articulate what we mean by climate action, because it's not Quindi the same thing as what they mean. Dobbiamo veramente articolare il nostro concetto di azione climatica, che sarà certamente diverso da quello che vorranno proporre i governi, la Francia. And just a couple of just other point form notes. I think this paio di altre cose. This issue of the fact that the resistance is tends to be local, and we're up against these transnational forces. I think a counter, a really good counter example is the movement against fracking, which has come up. Per esempio, è stato detto prima che le resistenze devono essere locali, che l'unica maniera per resistere a livello locale. Io vi voglio portare invece l'esempio del movimento contro il fracking. Fracking. Because this has really become an international movement that's learning from one another. Questo è stato un movimento internazionale che ha creato una rete di scambio e di formazione reciproca. And it's extracted from these local battles, these place-based battles, the principle that when you're in a hole you have to stop digging. That's the first principle. Il principio comune di questo movimento è, beh, quando sei in un buco devi cercare di smettere di scavare. Okay, so I'm getting the the last point I'll make. L'ultimo punto che volevo fare, commento che volevo fare. I think another opportunity that we can't afford to lose is what's going to be happening in Frankfurt in March, at the opening of the new ECB headquarters. Un'altra grande opportunità che non dovremmo perdere è quella delle mobilitazioni di Block Occupy Frankfurt a marzo a Francoforte in occasione dell'inaugurazione della nuova Eurotower. Because if this is going to be a convergence about the real costs of the policies that have come out of that institution. Perché se questo può essere un momento nel quale denunciare i costi reali delle politiche della BCE. Then I think it's a huge opportunity to tell a story about how this is an institution that is based on an economy of death. Può essere anche un'occasione per dimostrare come la BCE sia un'istituzione fondata sull'economia del debito. And that we need to switch to an economy of life. E della morte, e dobbiamo invece spostarla a un'economia della vita. Because what has happened, and we know this, is that it isn't only people's jobs and pensions and healthcare and education that has been sacrificed perché in the name of these policies. Perché quello che succede è che in nome di queste politiche non stiamo parlando soltanto del sacrificio delle pensioni o della capacità di acquisto, del reddito, del lavoro, dei posti di lavoro e dei salari. This is also a logic that has shown itself to be willing to burn down the world in order to save the banks. È una logica che per salvare le banche è disposta anche a bruciare il mondo. Non it is the topic, it's the best argument we've ever had. Non indebolisce la nostra argomentazione, ma è il punto ed è il migliore argomento che abbiamo per farci valere. I agree with you, by the way, that I think we should see my experience on television last night as a metaphor. La mia esperienza con la televisione ieri è stata un po' la metafora. Thank you.